I tifosi del Napoli non hanno mai dimenticato Edinson Cavani, sicuramente uno degli attaccanti più amati di sempre. In questi giorni si parla sempre più insistentemente di un suo possibile ritorno al Napoli. I tifosi hanno sicuramente motivo di poter sognare, perché gli indizi non mancano. Il giocatore uruguaiano non ha mai nascosto la sua intenzione di voler tornare un giorno in Italia. Alcune squadre italiane sarebbero disposte ad accoglierlo a braccia aperte, ma Edinson ha sempre pensato solo al Napoli, non solo per il grande affetto che lo lega ai tifosi partenopei, ma anche perché Napoli è la città dove vivono i suoi figli, avuti con la ex moglie Maria Soledad. Ad avvalorare i rumors inerenti un ipotetico ritorno del Matador in maglia azzurra, c'è un ex calciatore del Napoli, Fabiano Santa Croce, che ha rilasciato delle clamorose dichiarazioni a Televomero. Cavani al Napoli? Assolutamente sì, e lo dico con cognizione di causa. L'ho visto mentre si allenava, per l'intensità che ci mette e per la forza che ha ancora, mi sembra un 25enne. Se Ibrahimovic corre ancora a 40 anni, il Matador sembra ancora molto giovane. E ancora rivela, vi svelo un retroscena. Ci ho parlato al telefono, era in Uruguay nel suo campo con i cavalli e correva tantissimo. Mi ha detto di sentirsi ancora molto bene. Perciò ritengo sia un calciatore ancora perfettamente integro e in grado di fare bene anche in Serie A, al Napoli. Ai tifosi del Napoli non resta che incrociare le dita. Sarà sicuramente un'estate caldissima. Un sensazionale ritorno del Matador Cavani potrebbe far impazzire di gioia la tifoseria napoletana, che sicuramente tornerebbe a riempire lo stadio. Riportare Cavani al Napoli significherebbe riportare quell'entusiasmo che sicuramente oggi manca. Cavani ha 35 anni, quindi non è più tanto giovane, ma è integro fisicamente, si allena sempre duramente. È ancora un leone e può dare ancora tantissimo al calcio, e si spera possa dare tantissimo al Napoli. Sognare non costa nulla.